ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Life is Strange. Oh yes! Bene, allora, mi sembra che questa interazione l'abbiamo già fatta. Mi ricordo male. Credo comunque facciamoci un selfie. Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. In effect, poor Kate. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every risk gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Ha ragione. Even though I'm pimping the school in town you want to torch. Come on, I don't want to see Arcadia Bay burned to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Anche perché Max con Chloe è veramente diversa. Cioè, Chloe fa succedere qualcosa di bello e di emozionante nella vita di Max. Ok. I need to get dressed now. Ok, intanto vediamo, non lo so, sbirciamo un po'. Ah, a parte Warren. Warren, vediamo il messaggio. Oh, ok. Sono felice di vedere che non hai fatto... Ah, ok. A proposito, a quanto pare il drive-in ha spopolato, quindi sto comprando i biglietti ora. Ti lascio pensare ai popcorn, in poche parole non puoi tirarti indietro adesso. Ok. Non importa. Bancono. Ah, oddio, sì, questo l'abbiamo preso. Infatti poi alla fine... I remember this old phone. We decorated it together. Troppo bello, mi. Eravate bravissime, mamma mia. The fact that she put the photo next to Rachel is so touching. In effetti, a parte tutte queste cosine che, ok. Però sei io hifi. Qualcos'altro spinello. I was such a wuss to cower in the closet while David hit her. Vabbè. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision is. Il tempo missimo scende soprannaturale, che carina. Oh, at least we haven't been identified. Yet. Caso, la polizia ed i vigili del fuoco hanno risposto ad una chiamata nel campus della Blackwell Academy intorno all'1:30 di notte per irruzione e vandalismo. Ma siamo noi! La polizia non ha ancora dichiarato la presenza di sospettati. Caso, la polizia ha arrestato un uomo nudo con una spada all'Apple Night Donuts vicino a Peckinpah Road approssimativamente alle 20:52. L'uomo non identificato è stato accusato di essere sotto l'influenza di energy drink e metanfetamine, ma perché? È stato trattenuto senza cauzioni in attesa di ulteriori indagini. Bene, perfetto. Anche qui ho visto il cellulare. Nice. Chloe put my pic on her phone. I must have proved I was worthy again. Jesus. Now I am glad Chloe took that money. Frank. This guy is serious. Questo tizio va sul serio, Chloe, i soldi, ora. Ho i tuoi soldi. Quando? Ti scrivo prima della fine della settimana. Voglio vedere. Non prendermi per il sederino. Ok. Comunque lei ho visto la pistola bella, cioè. Frank might think twice about messing with Chloe now, but if David finds out, shitstorm. Piacciati. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Beh. Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. You ragazzo. You never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. I was stupid usually. I went through a boy toy phase, among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Was Rachel that? Beh, avere una gatta per Rachel non credo, però. She blended like a chameleon. Clearly more than I knew. Or wanted to know. You knew that she wanted to go to Los Angeles with you. Then where is she? Magari se noi eravamo ancora con Chloe non sarebbe, cioè non avrebbe mai avuto questa fattezza di erba, di capelli blu. Se c'eravamo noi credo che tutto questo non sarebbe successo. Ah, non sarebbe successo, credo. Però still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Siamo sicuri? C'ha due vestiti poi. Okay. Time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. Pure. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Ah, è addirittura una cosa importante. Addirittura. Vabbè, siamo amici, che ce ne importa? Cioè, baciamola, che ci fa? Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. Cosa? You're such a dork. Vabbè, perché? That was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Ma perché dovrebbe essere una cosa importante? Cioè, tra amiche. You better not rewind and take that kiss back. You know I'm hotter than those Seattle art holes, right? Comunque, ci mettiamo questo. Sta camicia tutta strappata, what? Però, va bene, ok, non importa. Come stiamo? Bella, guarda. Max, a couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Cosa? Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast? I have to. Mi ha fatto ridere perché vado tipo. Promise no. Not to tell. No. Let's not rewind and find out, okay? Cioè proprio, forse no, grazie. Però, ok. Scopriamo un po'. Oh my God, that smells so amazing. Sconosciuto. It's like when we were kids here. Signora Caulfield, volevo ringraziarla per aver aiutato mia figlia Kate. Ha mostrato vera grazia e coraggio quando è salita su quel tetto con lei. Deve sapere che ha fatto tutto il possibile. La vita di Kate non era nelle sue mani, o neanche in quelle di Kate a quel punto. Kate ci ha lasciato per un altro mondo, ma sarà sempre con noi e sa che vorrebbe che lei avesse una vita lunga, attiva e felice. La nostra famiglia pregherà sempre per lei. Pace e gioia, Richard Marsh. Quindi il padre di Rachel. Mi dispiace però. L'ho fatto. Vai, ricordiamoci questo momento da Rachel. Oh, un uccellino. Scusa, No way. That's the bluebird I saved Monday in Joyce's room. Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Serious flashback. Non so cosa stiamo facendo, però. So good to wash my face after all that chlorine and hiding. What's ironic is I always hated it when Chloe used my toothbrush. E adesso lo sta usando lei, il suo, però ok. Vediamo tutto quello che possiamo fare. You know, I haven't gone through a dyeing my hair blue phase yet. Maybe it's time. Ok, qua no, no. Quello che c'è scritto? Wrong way. Ok. I better not go in there. David might be in bed. Ew. Vediamo che possiamo fare prima di salutare Joyce. Cosa? This might be the one time these people are right. La fine è adesso, stai ancora ignorando i suoi avvertimenti. Senti la neve, hai assistito all'eclisse, vedi gli animali morti. I segnali sono sopra di te. Arcadia Bay è il campo di battaglia finale per il Pazuzu. Isaiah, poiché ecco il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine per riversare con ardore l'ira e la sua minaccia con fiamme di fuoco. Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia. Salva la tua anima oggi, pentiti, unisciti alla chiesa. Ma che... non mi importa niente. Qui? È Rachel o Chloe? Quando non avevi i capellini. Boh. Boh, tu sei Rachel o cosa? Come si chiama? Chloe. David, this is Officer Korn. Just want to let you know your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Oh no. Non vogliamo mettere nei guai Chloe. Cancelliamo. Message deleted. Goodbye message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Appunto, cioè. Bella TV, Giornale. Kate's life was sure worth a nice exploitive headline. Dove improvvisate strano eclisse, presso Apocalisse, studente salta verso una morte pubblica alla Blackwell Academy. Who drinks beer this early around here? Wowzer, Chloe still eats the same cereal. So do I. Comunque ciao. Good morning, Joyce. Rachel, I mean Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Pancake. I'm dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problemo. Stanno qui dentro sicuro. I love that they still have the same refrigerator. Come no? Ah, eccolo. Now for the mother's milk. Ah, possiamo uscire? Oh mio Dio! 3 dead birds lined up? That's fucking ominous. Anche qui. Oh, dead bird. Poor thing. E perché solo uno, eh? Altalena. Ah, possiamo sederci. Anche se abbiamo il latte in tasca. Diamo un po' di ricordi. Chloe always wanted to swing all the way around. Cosa? No. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Vabbè dai, alziamoci. Dobbiamo prendere il latte. Torniamo dentro e prendiamo le uova. Che non so dove stanno. C'è una ciambella. Come on, Max, find those ingredients so we can chow down. Se mi dici dove stanno sti cavolo di... Come on, Max, find those ingredients so we can chow down. Diamo un'occhiata in giro. Ah, eccole! E chi l'aveva viste? Ma che me le immagino. Ecco qui. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in LA. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. I hate to even think this, much less say it out loud, but I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows, and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Forse. Maybe. Rachel was so much cooler than me. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like 1,000 now. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Ok. Ma... non viene... cioè non possiamo salire. No, ok. Vabbè. Ci mangiamo noi i pancake, oh yes. Yum yum. Buoni. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. I guess nobody waters the plant here. I'm glad that's creamy and not crunchy. Kate's life was sure worth a nice exploitive headline. Vabbè, mangiamo. Ok. Se, cioè, Chloe quando scende mi chiedo, magari se è anche riaddormentata, non lo so. Ma finiscilo, scusa, ne manca metà. Ma che sta facendo Joyce, scusate, Ok. Vuole dirci qualcosa, ok? Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day. Siete molto belle quella foto, bravi. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this and... Mi fate piangere però. I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Ecco, sta scendendo. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. Oh, no one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Ok. Ok, siamo nel garage, raga. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Ok. No shit, it needs a password. Idiotrigni, ma mai nella vita. I need more clues. Sei idiotrigni, ma dai. Cerchiamo. Tutti i numeri potrebbero essere possibili. Maybe I could try stepdad for the password. Ma non è possibile. Chloe, oggi sono così felice che sei nata. Grazie per avermi accolto nella tua famiglia. Ti voglio per il tuo pallino. Ah no, c'era qualcos'altro. No, no, aspetta. Maybe I could try stepdad for the password. Ah beh, questo non credo ci interessi. Va bene, proviamo il suo padrigno, che ti posso dire? Worst hacker ever. È ovvio. Cioè, no, ho sbagliato. Cioè, era ovvio che non era padrino, ma secondo te? Ma scusa, anch'io ci arrivo. No, solo cibo. Niente. Niente. Qui. Nothing in it. No. I cassetti. Naturally, David would buy a heavy-duty military. I can even see the combination. 7171. Password. Okay. Nope. No way, Max. You totally froze the laptop. Ah. Ok. Qua in questi cassetti no. Queste cose no. No. Cos'è? Ah, lucchetto. There's no way Chloe can put that gun back now. Ah, beh. Cerchiamo. Maybe this ID number might work. Non credo sia così stupido. Però proviamo. Such wrong. Appunto, abbiamo. No way, Max. You totally froze the laptop. Ok. Facciamo un'altra volta. Ok. Andiamo di qua. I could try the license number for the password. Non credo di nuovo, però ok. Merda secca. Ma come? Allora facciamo così. No, questi casi li abbiamo già visti. David has been dragging his head around since 2001. Non lo so, proviamo a vedere. Dobbiamo provarle tutte. Magic 8 Ball says no. No way, Mac. Stop. Allora. Andiamo da qualche parte, videocassetta. Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. Beh, dobbiamo soltanto provare. No. Try again. No way, Max. Oh. Ok, allora dobbiamo cercare ancora. Metto tutto indietro, almeno... Ok, la cassetta no, targa. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Beep. Ok, non credo che possa... No, ho sbagliato. Worst hacker ever. Qui non c'è niente. E qui neanche. Ok, quindi quella targa non credo ci serva. Ma perché ci tiene il cibo qui? Coltello. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Cosa? Forse qualcuno sarà morto, tipo sul campo mentre stavano facendo qualcosa. No, sull'esercito credo. Sì. Nope. Niente. Dobbiamo continuare a cercare, raga. Forse parasole. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Andiamo. Joyce might as well have wrote "Let's get married". Sono un onore averti alla tavola calda, è bello sapere che gentiluomini esistono ancora, mi piacerebbe parlare ancora con te. Comunque il nome è Joyce. Se ti sei dimenticato. Ah, tipo la prima volta che ci siamo incontrati, credo. Che cosa potrebbe essere? Toast, caffè, ok. Non lo so. Tanto, vale la pena provare. Oh! Max the hacker strikes again. Mica tanto, whoa, cioè. Spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. Profilo di Rachel Amber. Rachel sta marinando la scuola da tutta la settimana. Frank e Rachel si incontrano ancora una volta. Rachel evita di andare nel suo dormitorio. Ho seguito Rachel fino al faro. Rapporto della polizia di Arcadia Bay, caso numero 678. Agente in servizio, beh, rapporto. Rachel Amber, 18 anni, è stata presa in custodia alle 14:35 presso la Blackwell Academy per possesso di sostanze stupefacenti. Il fatto è stato denunciato da David Madsen, capo della sicurezza del campus, che l'ha vista nell'intento di nascondere o mettere al sicuro una borsa medica. L'agente ha chiesto chiarimenti alla signorina Amber, che ha risposto negando e minacciandolo addirittura. La sua borsa conteneva diversi farmaci illegali. Vedere pagina... Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate segue lo stesso percorso per ogni lezione e grazie al cavolo si deve andare a lezione. Sentite Kate e Dana parlare di provviste per la festa del Vortex Club droghe? Osservate Kate con il gruppo della chiesa, conosce la sua Bibbia e grazie. Kate resta in bagno più a lungo degli altri studenti, droghe? Vista Kate aiutare Jefferson dopo la lezione, non fidarsi di uomini adulti con bizzetto. Cosa? Kate sta per conto suo dalla festa del Vortex Club, neanche va in chiesa, droghe, l'altra volta, basta. Provato a parlare con Kate a proposito della festa, si è arrabbiata ed è scappata, colpevole, ma non è vero. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Orario lezioni di Max, ottobre, settimana 2. Orario, cioè, ci spiava anche a noi, è uno stalker. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad and mad. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Mamma. Guida di un federale. Credo che non sia il caso di uscire dalla, forse è meglio uscire da qua. Ok ragazzi, vabbè, comunque io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!